Questo video qua. Spari contro il figlio della boss a Crispano in provincia di Napoli, dove vittima dell'agguato avvenuto nella tarda serata di ieri è stato Gioacchino Cennamo, 36 anni, figlio del defunto capo clan Antonio. Cennamo è stato raggiunto solo da alcune schegge ed ha riportato lievi ferite. Ad avere la peggio invece la compagna, Angela Capasso, che era con lui ed è stata operata d'urgenza all'ospedale di Fratta Maggiore. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno effettuato posti di blocco, indagini e perquisizioni a tutti i pregiudicati della zona. Non esclusa comunque alcuna pista. 50 militari con l'ausilio di diverse unità cinofile hanno operato nelle province di Ancona, Napoli, Macerata e Catania, dando esecuzione a 4 provvedimenti restrittivi emessi dal GIP di Ancona su richiesta della locale procura a carico di persone accusate di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina ed hashish, perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di altri indagati responsabili a vario titolo dello stesso reato. Dall'indagine è emerso che la droga che arrivava dalle Marche con cadenza settimanale veniva acquistata da personaggi di notevole spessore criminale dell'area campana. Lo stupefacente veniva poi immesso nella provincia di Ancona, principalmente nell'area della Vallesina, attraverso una rete di spacciatori provenienti per lo più dal sud Italia e trapiantati da tempo nelle Marche. Bloccare i processi di radicalizzazione via web, impedire che sermoni inneggianti alla violenza, inviti alla jihad, istruzioni per compiere attentati e realizzare ordigni rudimentali possano circolare liberamente in rete e arrivare a destinazione, ridurre in maniera drastica l'attività di proselitismo attraverso internet. Quella che viene siglata oggi dai ministri dell'interno del G7 e i big della rete nel vertice che si è aperto ieri a Ischia è un'intesa su cui si lavora da mesi e sulla quale l'Italia ha puntato molto, perché, come ha ricordato più volte il ministro dell'interno Minniti, quasi l'80% delle radicalizzazioni avviene tramite il web e dunque lì e non solo nel deserto della Siria e dell'Iraq che bisogna intervenire. Ha finalmente un nome ed un volto uno degli assassini di Pasquale Guarino, agricoltore assassinato 2 anni fa nel suo Peschito durante una rapina. Si tratta di Roland Tuschilla, un albanese che ha ucciso per 3.000 euro. È considerato il basista del colpo ed era dipendente di Guarino quando ha organizzato la rapina poi finita nel sangue. In fuga il suo complice connazionale. Un terzo componente del comando della cui esistenza ne sono convinti i testimoni, però non è stato ancora identificato. Svolta sul salvataggio dell'ANM, l'azienda trasporti di Napoli, raggiunta nella notte l'intesa tra i sindacati e l'amministrazione comunale sul nuovo piano di risanamento. È stata sottoscritta un'ipotesi di protocollo tra l'amministrazione comunale, l'azienda e le organizzazioni sindacali, che sarà ora sottoposta nelle forme individuate da ciascuna sigla a consultazione tra i lavoratori per essere poi ratificata entro il 30 ottobre. Tra le novità sparisce il prolungamento di metro e funicolari fino alle 2 di notte il venerdì. Si farà solo il sabato, mentre per 4 giorni a settimana, compreso quindi il venerdì, le funicolari chiuderanno a 12:30. Ed a Capri l'annuale convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, 1 a 2 giorni nel corso del quale si parlerà delle tante aziende che varcano i confini nazionali, ma anche di quegli imprenditori che investono nel nostro paese, del ruolo delle diplomazie economiche, della internalizzazione per aiutare la crescita e l'economia sportiva. Oltre l'Italia nel mondo, il mondo in Italia, il tema portante del 32esimo convegno, a cui è prevista la partecipazione di Silvio Berlusconi, del ministro dello sport Luca Lotti, del ministro degli esteri Angelino Alfano, che parlerà domani. Le conclusioni saranno affidate al presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Funerali per la piccola Nicole, la bimba morta domenica scorsa all'ospedale di Sarno, per cui sono indagate 12 persone. La piccola, secondo l'autopsia, sarebbe morta per soffocamento causato dal cordone ombelicale. Secondo una prima ricostruzione avvenuta nell'esame durato circa 90 minuti, Nicole è morta per un nodo venutosi a creare nel cordone ombelicale che l'ha portata a non respirare più in poco tempo. Ora si indaga per capire se c'è stato un tempestivo intervento dei medici sin dai primi segnali di sofferenza avvertiti dalla madre della piccola e fino al momento dell'ingresso in sala operatoria per poi essere effettuato il parto cesareo. I medici incaricati avranno ora 90 giorni per effettuare esami istologici, studiato il tracciato cardiografico della donna e visionare anche la cartella clinica. Ed era questa l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, come vi consueto prossimo appuntamento tra un'ora circa più tardi.